Anche per quest'anno la diocesi di Teramo Atri ha dedicato, come di consueto, una giornata al mondo dell'informazione. Il convegno dal titolo Ascoltate è stato realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo e l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. All'ascolto infatti è dedicato il messaggio di Papa Francesco per la 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. In programma il prossimo 29 maggio 2022. Ma credo che ascoltando e leggendo il discorso del Papa per questa giornata mondiale della comunicazione, credo che sia un invito a quella disponibilità ad ascoltare la realtà. La realtà parla, ha la sua capacità di inviare messaggi e anche di sollecitare una conoscenza sempre più approfondita. Ecco, bisogna tenere presente che viviamo in un momento in cui occorre unire insieme tutte le diverse esperienze, soprattutto i diversi saperi. Sono contento che il convegno si svolga qui in università, perché oggi per ascoltare la realtà abbiamo bisogno di una complementarietà tra le diverse capacità e vie di conoscenza. Dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo comune, perché credo che sulla conoscenza della realtà dobbiamo fare ancora molti passi in avanti, e penso che il mondo della comunicazione abbia un ruolo determinante, soprattutto per superare l'idea che non basta soltanto informare, ma bisogna creare le condizioni perché ci sia una conoscenza sempre più approfondita della realtà. Noi sappiamo quanto siamo sommersi da notizie e sappiamo anche quanto non tutte sono vere. Sappiamo come il compito di certificare la verità o quella che più ci si approssima, noi sappiamo anche quanto è difficile cercare la verità. Come anche la scienza, no? Fa progressi, non è solo l'informazione, quindi è sempre un approssimarsi. E allora sappiamo anche come in capo a ognuno di noi sta, come dire, anche questa ricerca nel certificare o sbugiardare ciò che è vero non è. Cercare la verità, non pretendere mai di usarla come un manganello per menare gli altri, confrontarci, capire che la verità è una cosa difficile, fidarci della scienza e approssimarci alla verità il più possibile. Così potremo combattere tutti insieme l'infodemia, professionisti, giornalisti, comunicatori, tutti insieme possiamo uscire dalla difficoltà dell'infodemia e della pandemia trovando piano piano la verità.